Salve a tutti. Ed eccoci arrivati all'ottava puntata di questa serie di brevi video sulla storia d'Italia raccontata dal nostro cinema. E siamo arrivati alla seconda parte della quinta tappa del nostro viaggio. Dopo aver visto l'Italia dei primi del Novecento e le origini del cinema italiano, abbiamo visto l'Italia del ventennio fascista e l'Italia del dopoguerra e della ricostruzione. Poi abbiamo visto l'Italia del miracolo economico. E nel video precedente, infine, abbiamo visto l'Italia dei primi anni 70 e le profonde modificazioni culturali e sociali innescate dal 68 e dalle rivendicazioni sindacali dell'autunno caldo. In questo video vedremo invece l'Italia della seconda metà degli anni 70, a partire dalla riforma della RAI del 75 che ha aperto la strada all'avvento delle TV private e che ha innescato sviluppi che sono stati poi anche determinanti per le sorti del cinema italiano. Ma vedremo anche i tragici fatti che accadono alla fine del decennio e anche i grandi eventi che hanno impresso una svolta alla storia mondiale. Proseguiamo il nostro viaggio. A partire dalla seconda metà degli anni 60, il cinema era entrato in sempre più gravi difficoltà. È un fenomeno mondiale, il calo degli spettatori è dovunque rapidissimo, anche se in Italia si manifesterà in modo vistoso solo alcuni anni più tardi. Comunque, a partire da metà degli anni 70, il crollo delle vendite è vertiginoso. Nel giro di 5 anni, i biglietti venduti passano da poco meno di 500 milioni a poco più di 200 milioni. Una tendenza che proseguirà anche per tutti gli anni 80. Le cause sono tante e complesse, qui ne accenno solamente ad alcune. E da una parte c'è sicuramente una diversa tendenza ad utilizzare il denaro per il tempo libero. Fino alla metà degli anni 60 il cinema era una delle forme di divertimento più economiche che ci fossero. Ora, con l'innalzarsi medio del tenore di vita degli italiani, ven voglia di spendere i soldi anche in un altro modo e quindi il pubblico delle sale tende a diminuire. Un'altra causa è il forte spopolamento delle campagne a causa dell'intensa urbanizzazione, conseguenza dello sviluppo economico, e quindi alla chiusura di una miriade di cinema di seconda e terza visione che permettevano uno sfruttamento economico intensivo di un film. Ma senza dubbio, la causa più importante è la concorrenza della televisione. Nel 1975 viene varata la riforma della RAI che trasferisce il controllo della TV di Stato dal governo al Parlamento. È l'inizio dell'era della cosiddetta lottizzazione, che metterà i canali TV sotto il controllo ferreo, anche se mai esplicitamente dichiarato, dei partiti politici. Contemporaneamente, però, viene anche data ai privati la possibilità di realizzare trasmissioni televisive, dapprima via cavo e poi via etere. Nascevano così le TV private, anche se per il momento con diffusione solo in ambito locale. E sarà un pullulare di TV private, se ne conteranno fino a 600. Naturalmente tutte destinate a morire nel giro di poco tempo, o finire nell'orbita di Mediaset, fino a che poi, agli inizi degli anni 80, si creerà questo duopolio fra Rai e Mediaset. Finché esisteva solo la RAI, monopolista della TV, esisteva un accordo con gli industriali per cui i film venivano passati in TV solo in certi giorni della settimana, magari quando le sale erano chiuse, oppure magari solo quando erano stati ritirati dopo un certo tempo dalle sale. Ma le TV private non avevano questo tipo di accordo e per sostenere la pubblicità inondano il palinsesto di film di ogni tipo, recenti, vecchi, a tutte le ore del giorno e della notte, disincentivando così ulteriormente gli italiani ad uscire di casa per andare al cinema.
Poi, poco dopo arriverà l'avvento dei videoregistratori, VHS, i DVD, prima noleggiati, poi venduti addirittura in edicola. Per non parlare poi di quel che accadrà qualche anno dopo, con l'avvento di internet, e che arriverà alle attuali piattaforme di streaming, tipo Netflix, Amazon e così via. Insomma, come ebbe a dire Dino Risi in un'intervista, la televisione vive di cinema e il cinema muore di televisione. Di fronte a questa situazione, il sistema industriale cinematografico italiano si trova completamente spiazzato e incapace, di riorganizzarsi perché è frammentato in tantissime piccole imprese, capaci di produrre al massimo uno o due film e poi falliscono. I grandi produttori, Dino De Laurentiis, Carlo Ponti e così via, la maggior parte di loro decide di migrare verso gli Stati Uniti. Quelli che restano non hanno la forza per contrastare la concorrenza americana che ora spadroneggia in modo incontrollato. Ma non tutto è perduto. Nel 1976 Bernardo Bertolucci realizza 900. Il film, suddiviso in due parti a causa della sua lunghezza, è un dramma storico ambientato in Emilia. Si racconta la storia delle vite e dell'amicizia fra il possidente terriero Alfredo Berlinghieri e il contadino Olmo Dalcò, sullo sfondo dei conflitti sociali e politici che ebbero luogo in Italia nella prima metà del XX secolo. Questo film, che è opera di uno degli ultimi grandi maestri del cinema italiano, è anche forse uno degli ultimi colossal realizzati in Italia, con uno sforzo produttivo enorme, un cast stellare, Robert De Niro, Gérard Depardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, e ha avuto un grandissimo successo, ha fatto tirare un po' il fiato al botteghino, almeno in Italia. Ma non in America, dove in realtà non ha avuto un granché di successo, anche a causa di numerosi tagli fatti per via della lunghezza, ma anche perché è giudicato un po' troppo comunista. Nel 1978 esce Eccebombo di Nanni Moretti. Questo film, che può essere considerato la continuazione o un remake del film Io sono un autarchico dell'anno precedente, non ha una trama vera e propria, ma racconta in chiave ironica i dubbi e lo smarrimento di una generazione figlia del 68 che vede svanire i grandi ideali che l'avevano entusiasmata e si trova smarrita di fronte al vuoto e alla banalità quotidiana. Nanni Moretti è uno dei pochi autori che emerge in questi anni. Ed è un regista che, un po' come tutta la sua generazione, non ha padri, non ha maestri, non ha fatto scuola di recitazione, non ha fatto la gavetta come sceneggiatore o aiuto regista di qualcuno. Insomma, pare che venga fuori dal nulla. E in questo senso rappresenta bene la sua generazione, che è una generazione che ha voluto tagliare i ponti con il passato e con tutta la tradizione che l'ha preceduta, e per costruire qualcosa di nuovo, credendo prima in una utopia, poi in una ideologia, ma che li sta però ora lasciando smarriti e delusi. Scalda subito i piedi che ce li hai tutti gelati. Dai, fammi vedere. Come mai hai otto zoccoli? Sempre nel 1978 esce L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi. Il film racconta la vita quotidiana di una cascina di contadini di fine 800, fatta di paziente lavoro e di sacrificio, ricreando un'atmosfera poetica e densa di profonda e semplice religiosità. Questo film, che vince numerosi premi, può essere considerato, anche questo, uno degli ultimi capolavori di uno degli ultimi grandi maestri del cinema italiano.
Se vogliamo, possiamo considerarlo un po' un contrappeso a Novecento di Bertolucci, perché non pone tanto l'accento sulla conflittualità sociale, ma piuttosto su una saggezza, una religiosità semplice, che alla fine è poi l'unico vero sostegno alle durezze della vita. Ermanno Olmi è uno dei pochi registi cattolici che operano in questo ambiente negli anni 70 e si è attirato numerose critiche, soprattutto perché questo film ha l'intenzione di recuperare una memoria storica in un'epoca in cui invece la tendenza è quella ad un taglio netto con il passato. Ma il 1978 è anche un anno che segna una svolta tragica nella storia del nostro paese. La mattina del 16 marzo 1978, l'auto che trasportava Aldo Moro alla Camera dei Deputati viene intercettata e bloccata in via Fani da un comando delle Brigate Rosse. In pochi secondi i brigatisti annientano la scorta e sequestrano il presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia di 55 giorni, durante la quale Moro viene sottoposto a un processo politico da parte del cosiddetto Tribunale del Popolo istituito dalle stesse Brigate Rosse, e dopo che queste ultime avevano chiesto invano uno scambio di prigionieri con lo Stato italiano, Moro viene ucciso. Il suo cadavere viene ritrovato a Roma in via Caetani, a poca distanza sia dalla sede del Partito Comunista Italiano che della Democrazia Cristiana. Ma altri fatti importanti accadono in quest'anno o stanno per accadere di lì a poco. Il 6 agosto 1978 muore a Castel Gandolfo Papa Paolo VI e dopo il brevissimo pontificato di Papa Luciani, Giovanni Paolo I, il 16 ottobre 1978 viene eletto Papa il Cardinal Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia, che prenderà il nome di Giovanni Paolo II, il primo Papa polacco della storia. Ma altri fatti stanno per accadere. Nel 1980 Ronald Reagan viene eletto 40° presidente degli Stati Uniti, mentre l'11 marzo 1985 Mikhail Gorbaciov viene eletto segretario generale del Partito Comunista Sovietico. Questi tre personaggi imprimeranno, ognuno a suo modo, una svolta alla storia mondiale. L'impero sovietico sta per cadere. Stanno per iniziare gli anni Ottanta, il clima culturale sta cambiando e gli anni dell'ideologia stanno per lasciare il posto agli anni del cosiddetto riflusso. Per quanto riguarda il cinema, la crisi precipita ulteriormente, anche perché nell'immaginario collettivo gli anni Ottanta sono senz'altro gli anni delle TV private. Ed eccoci così giunti al termine della quinta tappa di questo nostro viaggio. Nel prossimo video vedremo l'Italia degli anni Ottanta, che culminerà con gli eventi di Tangentopoli dei primi anni 90. Per quanto riguarda il cinema, questi sono gli anni del pullulare dapprima delle TV private che inflazioneranno l'offerta di film, fino ad arrivare poi al consolidamento del duopolio Rai-Mediaset, che ben presto da semplici distributori di film diventeranno veri e propri produttori. Grazie per avermi seguito fino qui, se il video vi è piaciuto mettete un like qui sotto, se avete osservazioni o commenti scriveteli, vi risponderò molto volentieri. Ci vediamo la settimana prossima.